Nel 2016 venne premiata Bianca come capo migliore. L'anno successivo fu la volta di Lalla come vitello più giovane. Ieri è toccato a Lulu essere insignita del titolo di regina madre come capo più anziano della Mandria. Tutte e tre fanno parte delle 143 vacche da latte scese in transumanza dai 2000 metri delle Alpi Comasche per svernare nelle campagne monferrine. E Rivarone ha vissuto per la quarta volta questo appuntamento raro e gioioso in concomitanza con la giornata del ringraziamento. È stato infatti Don Franco Torti, parroco della Natività di Santa Maria, ad attendere il bestiame sul sagrato insieme ai volontari del paese che hanno allestito una festa nella festività. Dopo la messa si è posizionato fuori dalla chiesa e ha benedetto i mezzi agricoli e gli animali. È una tradizione cui siamo affezionati, spiega, che ci unisce in un momento di comunione cristiana e di riscoperta dei valori della terra. A portare le proprie vacche al cospetto del sacerdote e dei rivaronesi è stata una giovane donna, Laura Casarotti, con il marito Marco. Arrivano da Cusino, in Val Cavarnia, ed è lei a condurre questa mandria dai mille colori, costituita da diverse razze, tra cui la bruna alpina, la pezzata rossa d'Europa, in via d'estinzione, la blu belga, la frisona, l'austriaca e la piemontese. Abbiamo scelto Rivarone come prima tappa per il pascolo nei mesi più freddi, raccontano i due pastori, poco più che quarantenni. Resteranno qui nei pioppeti per qualche tempo, poi ci sposteremo a Valenza. Le vacche di Laura e Marco stanno sempre all'aria aperta e vengono guidate in ogni condizione atmosferica dai fedeli cani Lampo, Johnny e Scheggia. Durante la manifestazione è stato premiato, come vuole ormai la tradizione, un agricoltore benemerito. Quest'anno il riconoscimento è andato a Giampiero Ponta, di 72 anni, elogiato in qualità di agricoltore moderno, poiché da giovane segnò il cambio con la vecchia generazione. I bambini del paese, che prima hanno lanciato palloncini per dire grazie al cielo, hanno poi avuto l'opportunità di cimentarsi nella mungitura della docile Lulu e accarezzare i vitellini. Tutti hanno inoltre potuto scherzare con le caprette e l'asinello del ranch Campreia di Grava e ammirare le esibizioni di falconeria, giocare con la ruota della fattoria e gettare uno sguardo agli stand dei prodotti locali e agli scatti della mostra fotografica intitolata La nostra campagna.